Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Quest'oggi ragazzi video speciale del format, perché non andremo a reagire a uno, non andremo a reagire a due video, ma andremo a reagire a ben tre video, perché quest'oggi andremo a vedere tre diverse mega evoluzioni, mega fake evoluzioni ovviamente, inserite in Pokémon Horas. Per ora su Pokémon Sole e Luna cose del genere non sono state ancora fatte, ma io sono fiducioso che si arriverà anche ad accare questi giochi qua, e in futuro potrò portarvi questa serie qua anche con dei video più particolari su Pokémon Sole e Luna. In particolare mi piacerebbe portarli dedicati alle mega evoluzioni. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento consigliandomi altri video per i quali fare una reazione. Ho già raccolto altri vostri consigli che tengo nella mia stanza segreta di là, li tengo sul desktop, ce li ho qua, voi non li vedete ma ce li ho, e poi li porterò tutti. Piano piano, con molta calma, ce la si farà. In ogni caso ragazzi, mi raccomando appunto, lasciate un mi piace per sostenere il format che come al solito va a gonfie vele. Detto ciò ragazzi, direi di iniziare con la prima mega evoluzione, che se non sbaglio è quella di Empoleon, che ho già sbirciato in realtà attraverso la thumbnail. Ok, sono pronto. Empoleon raga è uno dei miei Pokémon preferiti, spero che la cosa non vada a deludere me stesso. Ragazzi, premiamo il nostro pulsante magico e vediamo che cosa ci aspetta. Ok, allora mi metto un pochino dritto sulla sedia perché altrimenti non capite nulla. C'è Empoleon contro Samurott, io l'audio non lo sento, non dovreste sentirlo neanche voi. Eccolo qua, manda in campo Empoleon. Fatemi sapere nei commenti ragazzi cosa ne pensate di Samurott, perché io so che è un Pokémon che crea molto dibattito. Ci terrei a sapere la vostra opinione. Poi magari proverei a fare un sondaggio in alto a destra se riesco. Ci proverò raga, una roba del genere vorrei provare a farla per una volta nella mia vita. Comunque ragazzi, fatemi sapere anche nei commenti qual è la vostra mega preferita di questo video, ovviamente dopo averle viste tutte. Oddio, si sta mega evolvendo. Attenzione. È una gran figata. È abbastanza figo. No, che è abbastanza figo. È davvero potente. Mi piacerebbe anche scoprire il tipo. Allora, l'acqua era efficacia normale. Quindi penso che abbia acquisito qualche tipo, un tipo roccia, una roba del genere. Ok, perfetto, mi ha fatto malissimo. Ok, sto cercando di dedurre il tipo, raga, che non è in realtà così semplice. Questa mossa qua non so cosa fosse. Questa dovrebbe essere idrondata. Sì, l'acqua in teoria dovrebbe essere... Ma tra l'altro le sta tagliando, quindi non capisco... Ok, aspetta. Oddio. Perché ha shottato Samurott? Oddio, dove siamo? Oddio, cos'è sta roba? Cos'è? Allora, adesso c'è un Fraligator, va bene, ma... Mi sono perso qualcosa. È una mossa strana che non conosco. È una caverna, cos'è? Raga, non lo so. Forse un'abilità che ha dato a questo Pokémon, non ne ho idea, sinceramente. Forse ha acquisito il tipo ghiaccio. Avrebbe senso effettivamente, tipo, che ne so, ghiaccio e metallo, sì, ha senso, ha perfettamente senso. Forse questa mossa qua è la mossa con la quale ha shottato prima Samurott, potrebbe essere liofilizzazione se non sbaglio, perché è super efficace sui tipi acqua nonostante il tipo ghiaccio non lo sia di norma. Ok, it's really as fast as a jet boat, the edge of its... non ho fatto in tempo a leggere. Comunque, nuoto più velocemente di una barca, c'era scritto. Poi dopo potete stoppare e leggerlo, lo farò anch'io off camera. Ok, ce lo fa vedere da dietro. Tra l'altro, raga, è molto dettagliato, però secondo me i dettagli calzano a pennello. Non so cosa ne pensate voi. E poi c'ha al centro qui questa sorta di simbolo che ricorda quello delle mega evoluzioni. Mi piace davvero tantissimo. Ok, però, figliolo, calmati. Carine, mi piace come si muove. Mi piace davvero tanto. Deve essere un impedimento avere tutte queste spine sulle braccia. Però mi piace sinceramente. Lo devo ammettere. No, è veramente fatto bene. Forse questa qua potrebbe candidarsi come migliore del video. Ora non ho ancora visto le altre. Però secondo me, raga, questa mega evoluzione è spettacolare. Guardatela anche dall'alto. Ci sta un bordello per me. Oddio, anche nel Poké Io e Te. C'è un video, ragazzi, che mi avete consigliato sul Poké Io e Te. Tra l'altro, che porterò a breve. Cioè, nel senso, un video reazione su molte mega evoluzioni, sugli sprite delle mega inserite nel Poké Io e Te, che sono tipo stortissimi. Probabilmente porterò anche quello, vedremo. Ok, ho visto il becco che ha avuto dei problemi di natura psicofisica. Infatti sta tipo penetrando la roba. Però va bene così. È già un lavoro assurdo questo qua. Non mi metto a parlare per un becco che trapana il Poké qua. Ho visto qualcosa di storto. Ok, questo video è finito ragazzi.
Non lo so, date un voto da 1 a 10 a questa mega, magari date anche delle votazioni, insomma, fate un po' come volete, però ci tengo davvero a sentire i vostri pareri. Ma ragazzi, direi che possiamo partire adesso con la seconda mega evoluzione. Ok ragazzi, la seconda mega evoluzione è quella di Suicune, ragazzi, anche da lui mi aspetto davvero tantissimo, questa non l'ho ancora vista, è un Pokémon che secondo me si presta davvero bene a una mega evoluzione, quindi mamma mia, tra l'altro contro un Entei, quindi scelta più azzeccata non c'era. Ragazzi, sono davvero pronto per vedere la mega evoluzione di Suicune, tra l'altro sarebbe davvero interessante vedere una mega evoluzione dell'intero trio di leggendari di Johto, secondo me. Sono Pokémon che, ripeto, si prestano davvero tanto. Ok, allora, si sta mega evolvendo, ho visto mosse di tipo psico, quindi suppongo che il tipo sia acqua psico a sto punto, perché altrimenti non si spiegherebbero bene le mosse di tipo psico. Attenzione, cos'è quella merda? Perché Ivan si è messo in quella posta? Perché c'è per Popos? Cos'è? Ok. Oddio. Oddio, non è che mi piace troppo. No, beh, visto da qua è già diverso. Dai, sì, passa. No, dai, è bello. È bello. È bello, gli manca qualcosa, non riesco a. Non... No, dai, è bello, ok. Dopo 30 minuti di analisi, direi che è bello. Tra l'altro, prima Ivan c'aveva una posa orribile, soprattutto stavo dicendo perché c'è Ivan, cos'è successo? Ragazzi, mi piace abbastanza. Sembra quasi più un tipo veleno, in effetti, che uno psico, però evidentemente di tipo psico se ci ha mostrato quelle mosse lì. E gli cambia un po' anche la colorazione, tipo l'azzurro diventa quasi più blu, diventa molto più acceso. Forse anche la cresta era di colore diverso nel Suicune normale, penso, sapete? Quindi quella lì tipo diventa lo stesso colore del corpo. Sì, no, dai, visto da qua è già meglio. Prima avevo avuto una svista. Oddio, cioè è davvero andato sott'acqua con la capriola. Va bene, grazie, bellissimo, commovente, davvero. Qua taglierò. Ok, eccolo qua, però manca tipo la mega. Ok, perfetto, ok, no, beh, è decisamente bella. Vediamolo un po' da altre prospettive. Beh, sì, no, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Mi piace abbastanza. Comunque, sì, la cosa del fatto della criniera che ha cambiato di colore è vero, perché in quello normale era di tipo viola, l'abbiamo visto prima. Tra l'altro, si muovono in maniera molto fluida. Mi piace davvero tanto questa roba qua. Vabbè, che penso sia una semplice modificazione dello sprite, in realtà. Secondo me non ci sono variazioni di statistiche in questi Pokémon. Penso siano semplici variazioni appunto di sprite. Però devo dire che si muovono in maniera ottima e non hanno degli errori di particolare, insomma, quelle robe lì che siamo abituati a vedere nelle hack. Ah no, qua altre mosse fa Cosmic Power. Ok, perfetto. Sì, direi che è assolutamente di tipo psico. Direi che si può praticamente confermare. Se vabbè, non è che si confermi chissà cosa, però tra l'altro ottime difese, vedo. Ah, perché comunque vabbè che c'era un Cosmic Dance Luster Par cosa? Ma cos'è? Oddio, non so se esista sta mossa. Non so se esista sta mossa, non l'ho mai vista. Poi mi informerò, però non so se esista. E comunque stavo dicendo prima che sembra avere delle ottime difese sto Pokémon, perché ok che il Cosmic Dance lo ha boostato, però raga, comunque gli ha tolto pochissimi PS il Drill Pack di Dodrio. E se c'è una statistica di Dodrio che è buona è l'attacco. Tra l'altro qua vedo un One Shot Axatu scontatissimo perché c'è anche la pioggia. Ok, questo qua penso sia un'altra versione. Ah, oddio! Ok, così ci fa vedere tutte le differenze. Allora, perfetto, possiamo vederlo un po' meglio. Cambia il corno, fra tante virgolette, che c'è in testa. Gli aumentano i rombi. Penso che la cresta sia molto più allungata. Qua utilizza Blizzard, quindi questo qua è ancora di tipo fuoco, ciao, acqua, ghiaccio. Ok, perfetto. Come potete vedere, non cambia tantissimo dal Suicune originale. Penso gli cambia anche il muso, diventa più cazzuto, più cattivo, cazzuto. Insomma, sì, stavo spaccando l'universo. Però sì, non cambia tanto. Cambia molto la colorazione, che forse lo penalizza un pochino. Perché, sinceramente, io preferisco questa. Però, vabbè, ovviamente ha cambiato i colori per questioni di. Ho voglia di cambiare qualcosa. E nulla, anche questa mega evoluzione l'abbiamo vista. Ragazzi, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate. E adesso andiamo con la terza, che è qualcosa di epocale. Ragazzi, eccoci qua. Sì. Avete visto bene, Kakuna a livello 100 si mega evolverà. Ragazzi, io veramente non oso immaginare che cazzo possa venire fuori da sto coso. Sono quasi in ansia, quindi prepariamoci perché è veramente la morte civile, lo direbbe qualcuno. Vabbè,
Ok, Kakuna reagisce al Mega Bracelet. Vediamo che cosa viene fuori. Oddio, il terrore nel corpo. Ok. Oddio! Cos'è? Perché... Oddio, sei... Oh, ok, oddio, no, è brutto. Ok. Oddio, allora... Ralph Skin, oddio, addirittura carta vetro. Technoblast! Cosa? Cosa sta facendo quest'uomo? Technoblast di tipo coleottero, madonna, la potenza. No, ha shottato Slaking? Cioè, veramente, è cazzuto, però è abbastanza brutto come Pokémon, va detto. Ecco, lì in alto vedete una piccola crepa che ogni tanto spunta fuori. Non vorrei che fosse perché sta uscendo il Pokémon. E quindi è anche per questo che forse è rotto. Non lo so, raga, non lo so. Penso che il Kakuna sia distrutto e sia un Pokémon un po' tipo, ecco, tipo Sheninja, avete presente? Uguale più o meno. Ok, ha mandato un altro Kakuna senza motivo, perché penso sia quello di prima, tra l'altro. Ha switchato. Perché ha switchato di nuovo? Ok, Kakuna Shiny. Oddio, lo voglio vedere Shiny. Chissà come l'ha fatto Shiny, raga. Sono curiosissimo. Tra l'altro, boh, ha switchato a 3 Kakuna in squadra, tutti mega evoluti, vabbè, è un bordello. Vediamo un po' che cosa viene fuori con lo Shiny. Secondo... potrebbe... oddio, non lo so da cosa potrebbe dipendere, però penso l'avrà impostato. Oh! Ok! Ok! Ok, sembra... oddio! Oddio! Non riesco a... non lo so, ci sono rimasto male. Sembra veramente spettrale questo Kakuna messo così. Oblivion Wing? Ali del fato, stai scherzando? Vabbè, ovviamente c'è questo Kakuna qua e unliga a livelli estremi, però Ali del fato? Cioè, sei serio? Mi stai... Kakuna che si fonde ai Veltal senza apparente motivo? Camerupt, ok, perfetto, che sarà vagamente svantaggiato dalla pioggia, però dettagli trascurabili. Mi piace davvero... Shadow Force, tra l'altro. Oddio, questa qua è la mossa di Giratina, ma sta impazzendo questo Kakuna, veramente. Giorno di sole, ok, perfetto, mi fa ricredere questo simpaticone. Però, raga, madonna, cioè, veramente, c'ha le mosse dei leggendari, ma... Ok, tra l'altro, confuso. Shadow Force, ma che bella l'animazione, tra l'altro. Ok, è uscito con una faccia della serie Kill Me Please, però va bene lo stesso. Ok, perfetto, no, tra l'altro, secondo me è abbastanza figo. Oddio, c'è un'altra mossa che devo utilizzare, io non oso immaginare. Manda in campo Walrein, vediamo un po' che cosa fa questo Kakuna adesso. A sto punto mi aspetto la mossa di Zygarde, perché altrimenti, non lo so. Vediamo, è confuso, magari si piglia bot da solo. Close call, ok, no, questa qua è Zuf. Così lo picchia, così. Fantastico, raga, veramente la miglior mossa che io abbia mai visto da un Pokémon. Adesso immagino che farà mandare in campo un altro Pokémon. Ah no, ok, perfetto, mancava una mossa, però vabbè, fa niente, noi non diciamo nulla, ragazzi, non diciamo nulla. Ok, perfetto. Ok, abbastanza vagamente storto, però fa niente, ragazzi. Viva De Retro! Madò, che cosa brutta che sto vedendo. Che cosa brutta che sto vedendo, mamma mia. Ok, no, questa cosa qua è decisamente brutta, ragazzi. No, cosa fa? Perché gli tocca la cavità là dentro? Che è pure brutto da dirlo. Poi mi tolgono il family friendly, l'hanno già fatto da mo' probabilmente. Però vabbè, dettagli. Madò, raga, che cosa... È terrificante. È terrificante. Ok, va... non mi fa leggere, raga. Madonna. L'allergia di merda, voi non avete idea. È la telecamera che non mette a fuoco. Metti a fuoco. Grazie. È stortissimo, raga. È la cosa... è stortissimo. Ok, questo qua è venuto... questo qua è venuto particolarmente male nell'animazione. Scusate la voce, ma c'ho il naso tappatissimo e quindi mi sto sforzando. Lo show deve proseguire. The show must go on, come direbbero i Queen. No, tra l'altro noto le braccia sono pure storte, tra l'altro, ragazzi. Cioè, non solo fanno schifo, sono storte e sono... Ah! Oddio. E sono tipo... A un certo punto si dividono a metà. Stopperò e vedremo. Ragazzi, sono finite qui le mega evoluzioni. Io spero che vi sia piaciuto e vi ricordo, ragazzi, di scrivere nei commenti qual è stata la vostra preferita e di dare un voto da 1 a 10 a tutte le nostre mega evoluzioni che abbiamo visto quest'oggi. Lasciate un bel mi piace se volete vedere una seconda parte, fra virgolette, perché su internet ne girano davvero tante. E mi raccomando, commentate consegnandomi altri video. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche a passare dai social in descrizione, a premere la campanella. E noi ci becchiamo in un prossimo video.
Ciao.